Si ricorda Massimo Troisi al Posidonia Beach Club di Ascea Marina. Nella serata Film on the Beach, la visione di Il Postino con la presenza di due attori del film, Renato Scarpa e Gerardo Ferrara. Mi ha trattato invece come un amico, sempre, come un fratello mi ha trattato. Ho avuto l'onore stasera di avere presente Renato Scarpa e Gerardo Ferrara. Abbiamo organizzato questa, il giovedì è una serata particolare perché proiettiamo dei film d'autore unendo quella che è la cultura, diciamo, del cinema a quella che è la cultura del cibo, infatti i due elementi vanno a braccetto a mio avviso. Stasera siamo riusciti ad avere due artisti importanti che hanno arricchito quello che è lo scenario naturale che Dio ci ha creato, ci ha donato e che noi cerchiamo di esaltare e rendere fruibile per tutti i nostri ospiti. Sicuramente e l'idea di proiettare un film in riva al mare già di per sé è attraente e soprattutto la tipologia di film, un film d'autore, non così la commedia divertente e quindi scanzonata, ma soprattutto avere appunto l'esperienza umana, il calore umano, l'emozione che traspira da tutti i pori di queste persone che fanno del proprio lavoro una passione, quindi come un po' mi permetto di dire per me, è importante, quando le cose si fanno con amore, con passione, poi alla fine riescono e le persone lo apprezzano oltremodo. Io non lo chiamo Papito. Sempre bambino adesso. Perché sono un poeta. Era un po' di tempo che non lo vedevo, anzi ringrazio di avermi invitato questa sera. In una cornice così degna di un uomo che amava la bellezza come Massimo, che a 18 anni era stato lì per morire e quindi incontrarlo era incontrare una di quelle persone essenziali che quando si è così giovani e si arriva a una svolta così grande come esserci o non esserci, no? Si diventa essenziali, cioè lui era veramente un uomo che sapeva che cosa valeva e che cosa non valeva, quindi era una persona veramente pura e questa cornice questa sera è veramente degna di un'emozione così grande, a parte la bellezza del luogo e della serata, un uomo che ha creduto profondamente nella cultura, cioè nel senso di quanto sia importante creare, far crescere dentro di noi la bellezza dello spirito. Ma io ho fatto il primo e l'ultimo film, il primo dove facevo un ragazzo spastico, dolcemente angariato dalla madre, non troppo, che si chiamava Robertino, e poi l'ultimo. Il ricordo più bello è di aver incontrato una persona di cui mi sono perdutamente innamorato appena l'ho visto, proprio perché era così essenziale ed era così chiaro. Era un uomo che non aveva sovrastrutture, era vero, e credo che è, diciamo, l'obiettivo che ognuno di noi deve avere, cioè riuscire a capire da dove veniamo e dove andiamo, e lui ce l'aveva, ecco perché incontrarlo è stato un grande privilegio. Così come veramente mi commuove pensare di aver potuto essergli vicino in un momento così difficile, è stato un regalo raro che la vita ha fatto a me e a tutti noi che abbiamo potuto dimostrare a lui quanto gli volevamo bene e quanto lui si meritava il nostro affetto, perché ci insegnava ad essere semplici. E mi dà una gran allegria, ora che si era che ascoltare a uno che ha giocato a essere un gran amico mio, Mario. Bene, per me è stata una grande fortuna, ma non dal punto di vista del successo cinematografico, ma perché ho avuto la possibilità, l'onore, il piacere di conoscere delle persone meravigliose, perché Massimo era una persona di una umiltà e di una semplicità davvero, chiedo scusa, spaventosi. Lo stesso Renato, delle persone meravigliose che siamo rimasti in buoni rapporti ancora a distanza di 16 anni, ci vediamo davvero come se fossimo dei grandi amici, lo siamo in definitiva.
Per me è stata un'esperienza meravigliosa, purtroppo conclusasi tragicamente, perché a pochi giorni dalla fine del film, perché il film l'ha fatto tutto Troisi, l'ultima scena l'aveva girato il giorno prima di morire. Nata così casualmente, perché c'era la necessità di una controfigura in quanto lui stava male, fecero dei provini a Cinecittà, però non trovarono nessuno. Poi un ragazzo che lavorava nella produzione del film frequentava Sapri, ci conoscevamo così di vista, e così da un giorno all'altro mi sono ritrovato sul set a fare questo film. Ho detto che sono qui con un amico che vuole salutarti e dirgli una cosa bella di questa bellissima terra che mi sta ospitando. Era in programma una scena la mattina, lui non veniva perché stava male, quindi aveva dei problemi, tutti sappiamo, quindi la scena si preparava con me, i cambi lunghi si preparavano con me, lui arrivava il pomeriggio sul set e diceva: Gennaro, ho saputo che hai lavorato molto, scusami, ti ringrazio, era un continuo dire grazie nei miei confronti. Questo secondo me è proprio sintomatico e ci fa capire davvero la grandezza di Troisi.